Allora, iniziamo la conversazione di oggi sui prigionieri austro-ungarici. Intanto ringraziamo l'ambasciatore per aver concesso l'alto patronato della ambasciata d'Ungheria, insieme alle altre ambasciate di Austria, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca. Il tema di oggi è appunto i prigionieri austro-ungarici in Calabria e abbiamo pensato di inserire come appunto nella locandina un francobollo di 60 filler che ritrae il ritorno dei prigionieri austro-ungarici. Questa era l'Europa prima della guerra del 14 di giugno, quest'anno con il centenario delle ultime fasi del conflitto. Questa è l'Europa dove stai e entriamo quindi nel tema appunto dei prigionieri austro-ungarici. Questi erano i campi di prigionia, come vedete sono diversificati nei colori, i primi sul verde nel nord-est, poi andiamo sull'arancione e via via questi si spostano verso il centro-sud, comprese le isole della Sardegna e della Sicilia. Tutto ciò avveniva perché le situazioni al fronte erano molto incerte e quindi si temeva che l'esercito austro-ungarico potesse sfondare le linee e quindi entrare in Italia. Questi invece sono i dati relativi ai luoghi di detenzione in Calabria, due nella provincia di Reggio, due nella regione appunto Reggio Città, Stiro, poi Catanzaro, Crotone, Cosenza e Codigliano. In queste nuove scoperte, il campo, il tema sui prigionieri austro-ungarici è abbastanza ricco, infatti dalle ricerche archivistiche, dicevo, danno una nuova geografia per quanto riguarda i luoghi di detenzione. Nei documenti, naturalmente questa è una panoramica per quanto riguarda lo stato numerico, 168.000, quasi 169.000 prigionieri, 5.000 disertori e poi le varie disposizioni per l'utilizzo appunto dei prigionieri, facendo anche riferimento sia al Ministro dell'Agricoltura e dell'Industria, ma anche e soprattutto al regolamento internazionale dell'AIA che ammetteva l'impiego di prigionieri di guerra in lavori esterni. Questo è il castello, il 23 agosto 1914 un regio decreto cedeva appunto la struttura del Comune di Reggio Calabria e il castello evitò la denominazione proprio per ospitare i prigionieri austro-ungarici e quindi la fortezza riacquistava la sua valenza militare. Questo è un ultimo documento appunto della prefettura della provincia di Reggio Calabria, il prefetto a fine del progetto Giuffrida, e l'oggetto è l'impiego di prigionieri di guerra in lavori di pubblico e privato interesse. Questi sono alcune delle testimonianze che fanno seguito all'applicazione dell'articolo 6 del regolamento internazionale dell'AIA e appunto sono i muraglioni di contenimento, quindi opere pubbliche, nell'area Posidonia, nella nostra città. Cosa ricaviamo dai documenti? Naturalmente informazioni relative agli atti di morte, c'è cioè luogo della rinascita, lo stato civile, l'attività lavorativa durante il periodo civile, il corpo di appartenenza, le competenze del servizio militare e il luogo del decesso. Mentre questo per quanto riguarda gli atti di morte nel comune di Reggio. Invece è molto più ricca quella per quanto riguarda il comune di Catanzaro, dove ci sono anche i luoghi di provenienza, infatti da quei documenti scopriamo anche i luoghi di detenzione, quali Stilo, quali Canotavro, Settingiano, villaggio Ponte Grande nel Catanzarese e poi altri prigionieri che provenivano da Casale Altamura nel Varese, mentre non sono specificati, e poi altre informazioni riguardano gli edifici civili. Questa è una prima carrellata di nomi dei prigionieri di legno, ovviamente sappiamo soltanto lo stato numerico dei deceduti e non conosciamo invece quanto
tanti, noi abbiamo creato una battaglione di Comantaglio di chiara origine ungherese, altri sono invece veneziani e via di seguito. Per quanto riguarda i luoghi di morte, abbiamo alcuni nell'infermeria presidiaria, mentre l'altro nell'ospedale militare, appunto, Zimbach-Fruberg. Questo è un documento appunto di Wurzel Basil con le informazioni, e andando avanti è stato appunto esercitato sempre lo Fruber per gli anni 41, caporale, prigioniero di guerra, con i dati parentali, ecco, deciduto appunto il 28 agosto del 19, dopo la fine del conflitto del 18, appunto i prigionieri ancora erano i luoghi di detenzione. E ci spostiamo adesso a Bastio, e qui vi è un documento della Regia Prefettura nella quale vengono indicati i locali che possono potrebbero essere di interesse appunto per ospitare i prigionieri non sondaggi, e il luogo indicato appunto l'ex convento di Stilo e la capacità di ospitalità di 400 metri, di 400 unità, appunto 400 prigionieri di Luppa. Naturalmente prosegue la nota, gli ufficiali del genere interessati provvederanno per l'approntamento dei locali e tutto quanto appunto era necessario. Questo altro documento, ad esempio, del prefetto Giuffrida, è una nota nella quale si preoccupò nel dire se questi lavori fatti dagli ingegneri non potessero derivare concorrenza ai lavoratori locali. E adesso andiamo appunto agli ingegneri di Stilo, tratto questo elenco tratto dagli atti di morte dello Stato civile del comune di Catanzaro. La geografia è abbastanza variegata, qua anche Budas, Germa sono nomi sia austriaci che ungheresi, ma anche alcuni sono anche croati. Da notare anche che la trascrizione non era delle migliori, e quindi magari il luogo di nascita o il nome e cognome del mite poteva anche essere un po' storpiato nella trascrizione. Andando avanti, riguardo le note di origine austro-ungarici, qui siamo nel cimitero centrale di Terrazzaro, e qui è l'elenco appunto di quei soldati che morirono appunto in quella di Catanzaro, e qui appunto l'elencazione dei nomi e probabilmente anche il luogo di alloggiamento o di ordine ospedale del Contrada Fortuna ad esempio, oppure Contrada Barbiello in quel di Catanzaro di Rio, oppure anche una strada appunto di Orace sempre in quella di Catanzaro di Rio, e poi via altri nomi appunto continuo. Adesso ci spostiamo invece nel Cosentino, Corigliano Caldo, qui sono gli elenchi con i dati, alcuni sono anche incompleti, ad esempio Comoloit non sappiamo il nome, però abbiamo altre note anche informative. Molti di questi appunto morirono nel mese di febbraio, l'età anagrafica abbastanza variegata, dai 22 anni ai 45. Adesso andiamo a Crotone. Per quanto riguarda Crotone c'è questo articolo che viene pubblicato nell'edizione del 13 maggio del 93 del Corriere della Sera, appunto addirittura un giallo sondaggio risumati a Crotone, i resti di 123 prigionieri di guerra e dei quali soltanto 60 vennero ricomposti e poi traslati nel cimitero di Feltre. Per quanto riguarda invece la Cosentina vera e propria, questo è il cimitero centrale di Cosenza, questo è l'elenco dei nomi che tra l'altro
non corrisponde, questi sono in blu quelli evidenziati, non corrisponde con gli altri documenti, come ad esempio i documenti di sepoltura dei soldati, ad esempio quello che ho Crogli, Anca, Loriano, cioè indicare la vice inglese, ma molti altri, Kiss, Shuttle, che non sono riportati sulle radio. E tra l'altro in questa serie di documenti dei decessi del 1918 da seguire, altri nomi non risultano, e quindi lo status numerico è sicuramente abbastanza consistente. Qui altri nomi deceduti nel 1919, con cui appunto ancora la lista, e gli ultimi, se non vado errato, il 19 settembre del 1920. L'altro c'è un certo Suessic Luis, di cui non sono altre note informative. E nel atto di morte del comune di San Sosti, nel 1918, c'è questa nota che riguarda Fiera Schnapper, che ha la nazionalità ungherese, deceduto per la famosa malattia che colpì in quegli anni non soltanto i soldati ma anche la popolazione civile, cioè la spagnola. E tra l'altro troveremo gli altri due commentatori che ebbero il compito di riconoscere lo sfortunato Fiera Schnapper, cioè Rosenberg Ishak e Christoph Imre. Questo è un articolo di qualche anno fa, parla di un soldato polacco che rimase poi alla fine delle ostilità, rimase in Calabria, si sposò con una ragazza del luogo e morì poi di qualche naturale appunto nell'area cosentina. E oltre ai documenti di archivio abbiamo anche dei reperti di archeologia industriale, che sono questi vari bocchi da fuoco che sono ubicati in diverse aree del territorio, come questa di Casale e quanto di ricompranzi. Qui abbiamo altre informazioni, come sempre la fabbricazione, un boiler, il numero di matricola e l'anno di produzione. All'Imbari c'è questo cognome è fabbricazione scuola perché e ha un doppio numero di matricola, però manca l'anno di produzione. Qui sempre l'Imbari. Questa è una foto dell'estate del 1915 che ritrae i soldati del 59° reggimento fanteria della Guardia della Calabria con prigionieri austro-ungarici. E poi naturalmente questa conferenza, questi studi vengono un po' portati non soltanto sul territorio ma anche un po' in giro, non soltanto in Italia ma anche in Europa. Questa è una conferenza tenuta a Trieste, questa paura della Salernitana, dove venne ricomposta la regione cecoslovacca, e questa invece avviene appunto nella riserva militare. E qui sono alcune note, un po' di e due riviste specializzate sul tema appunto dell'Italia. Questo è quanto, vi ringrazio.